Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per iniziare la piccola serie, piccola, non so se sarà piccola o grande, ma comunque la serie di video riguardanti le news di Farming Simulator 17. Ho deciso di iniziare oggi perché appunto è stato pubblicato il CGI trailer delle 3 e quindi andremo un attimo a darci un'occhiata. E tutto quanto, poi comunque ancora tempo fa sono uscite altre notizie, altre cose che comunque ho preferito avere come sempre un po' un agglomerato di informazioni per appunto fare un video abbastanza corposo di notizie e avere comunque qualcosa di cui, con cui parlare, fare qualche argomentare un pochino e non avere, diciamo, una news, fare un video e dire quattro H, come si suol dire. Quindi niente, questo appunto è il primo video, andiamo a vedere il trailer, poi vi farò vedere le notizie che ho visto, dirò un po' la mia, poi mi aspetto un po' dei vostri commenti, così perché mi piace sentire la vostra, scambiare un po' le opinioni, insomma, servono questi video qui, servono a questo motivo qui. Allora, andiamo a vedere subito il teaser, quello che è stato pubblicato. Occhio che, vi spiego, i CGI sono dei video creati a computer, cioè non riportano la grafica effettiva del gioco. Sicuramente, secondo me, qualcosa c'è, e secondo me anche nel video c'è qualcosa, qualcosina che si avvicina molto al gioco, magari non la grafica in sé, ma può essere il terreno, qualcosa, magari le foglie, scusate, le foglie, l'erba o qualcosina, secondo me ci si avvicina. Vi faccio un piccolo promemoria, scusate, vi rinfresco la memoria, scusate, con il trailer che era uscito nel 13, per il 13. Se notate, se vi ricordate quello là della Ponce? Mi sembra che nel 15, scusate, correggetemi se sbaglio, non c'era questa grafica. Questo è per dire che appunto prendete con le pinze questi trailer perché non hanno quasi nulla a che vedere col gioco, quindi state un po' all'occhio. Ok, andiamo a vedere quello del 15, del 17. Peggy 3. Sì, PEGI 3, lo so. Ok, lo rallentiamo un pochino. Qui secondo me questi trailer qua sono fatti un po' ovviamente per pompare un pochino il gioco. Dopo magari molti diranno che danno false illusioni, ma se ci sono io che vi spiego che il trailer non è il gioco, insomma, non serve che vi spiego tutto quanto, avete già ben capito. Comunque non sono qua per puntare il dito contro niente, nessuno, sia chiaro, e sono solo considerazioni, e comunque sono anche belli da vedere i trailer, si vedono i mezzi che saranno presenti, insomma qualcosa di sicuro del gioco c'è. Adesso non sarà così, però insomma prendete sempre tutto quanto con le pinze, questo è quanto. Allora iniziamo, partiamo subito qua, 9, dove mi sono perso 2-3 spezzoni. Ecco qua, compare subitissimo il Valtra, eccolo qui. Qua abbiamo lo Knockerling, il coltivatore, 9, serie 900 S4, che sappiamo che appunto in questo Farming 17 ci sarà presente appunto il gruppo Agico, che comprende Fendt, Massey Ferguson, Valtra e Challenger. Ecco qui, qua appunto compare subito l'8737, quindi abbiamo un altro. Sì, l'8737 con la seminatrice Horse combinata, quindi abbiamo un altro brand che è sempre stato quasi presente in tutti i farming. Ce lo ritroviamo, qui vediamo anche un pochino il dirt sulla maschera davanti. Qua rivediamo un altro brand, Pottinger, che compare con le Alpha Motion, le Novacat. Comunque, questi trailer qua mostrano sempre tutte le cose che ci saranno di default sul gioco, quindi ce le troveremo di già. Qua
Qua vediamo il Bisonte 865E o l'875, adesso non mi ricordo, vediamo dopo. Qua guardate la terra, i cingoli, il dirt, che se fosse così, ragazzi miei, sarebbe una roba fuori del normale. Guardate questo spezzone qua con la terra, mamma, fantastico. Qua vediamo il 900 che continua ad arare con l'aratro che non ho neanche visto di che brand sia. Ecco qua. Dicevo, magari questi possono essere momenti in cui può corrispondere il gioco, nel senso magari nel momento in cui tipo l'animazione dell'apertura, l'animazione del telo, dopo non guardate l'effetto diciamo grafico, la grafica proprio, ma magari guardate bene anche il movimento, l'apertura, vedete anche il telo qui che si è aperto. Ecco qua. Qua vabbè l'animazione dei coltelli e dei convogliatori dietro. Eccolo qui. Qui può essere anche la texture dell'erba tagliata, che può essere quella. Qua vediamo anche la sospensione davanti della Motion. Anche qui l'erba che si taglia potrebbe coincidere. Anche le andane, gli mortacci sua, guardate. Anche le andane dell'erba potrebbero essere molto vicine a quelle del gioco. Qua la terra che salta così la vedo molto molto dura che sia anche nel gioco, perché veramente peserebbe tanto. Comunque è l'875E, qua appunto Knockerling. Comunque hanno fatto un trailer veramente fantastico. Anche qui la cab view magari è un po' zoomata, ma secondo me potrebbe essere. Le polveri anche. Adesso, come ho detto all'inizio, prendiamo tutto con le pinze. Io sto guardando, sto analizzando così con la mia poca esperienza. Qua appunto vediamo il 900, guardate che bella questa immagine, fantastico. Qua vediamo anche le mucche. 9,39. Qua vediamo comparire il dirt che si avvicina molto ai dirt dei mezzi che abbiamo già nel 13 e nel 15. Ecco qua. Questo anche secondo me potrebbe avvicinarsi al modello del gioco originale. Ecco qua. Qua vediamo anche la sospensione, l'ammortizzazione del trattore. Guardate che razza di aratro, e anche quello continuo, che è quello praticamente con i vomeri idraulici, non so se siano idraulici questi o a molla. Che bestia, mamma mia. Qua, in questo spezzone qui, zoomano e fanno vedere anche un dettaglio degli pneumatici, praticamente dello schiacciamento col peso. Se adesso facendolo andando piano, non so se riesco a farvelo vedere, ma ecco qua. Vediamo se gli ha famo. No, ha fatto troppo veloce, troppo piano. Eccolo qui. Ecco qui. È uno Salford l'aratro, neanche mai sentito. Eccolo qua. Qua c'è sempre il Ferguson con la sua Horse. Forse qui anche le polveri potrebbero essere. Ecco qua. Qui arriviamo a uno spezzone molto interessante dall'alto. Qua vedete anche la texture dell'erba, che riprendiamo anche come vi ho detto prima, che potrebbe essere quella. Qui vediamo le impronte del Valtra, che ci svela la guida retroversa. Eccolo qui, che sarà veramente una figata con queste falciatrici. Ecco qua lo spezzone dove si vede l'erba che va giù, che secondo me ci avviciniamo molto. Adesso secondo me appunto c'è qualcosa, ma magari tutto l'effetto grafico così lucente, bello, non ci sarà nel gioco comunque.
Qua vediamo anche la terra dall'alto. Ecco qua ancora l'erba che si piega al passaggio del mezzo. Qui vediamo appunto il nostro omino caro girato. E ok, dovremmo anche essere quasi al termine. Sì, dovremmo aver finito. Basta, ok, il trailer qua finisce, esce appunto qua Farming Simulator 17, coming end of 2016, on PC e consoles, quindi abbiamo la stessa data di pubblicazione del gioco per PC e per console, che sarà il 27 di ottobre, confermato visto prima. Basta, qua appunto c'è questo scenario che fa scoprire dei girasoli, quindi penso a cultura aggiuntiva già di default, cioè aggiuntiva tra virgolette che c'era già, ma comunque sarà di default. Qua vediamo uno scenario, adesso non ricordo che avevano fatto il sondaggio ancora in che ambientazione avrebbe, cioè i players avrebbero voluto si ambientasse Farming, quindi qua penso sia una roba, sembrerebbe una roba canadese, americana, vedere dagli edifici fatti così, quindi penso sia ambientando quei posti lì, poi comunque c'è solo queste immagini qui, diciamo, di paesaggio. Ok, basta, qua è finito. Appunto potete seguire su Facebook, Twitter e YouTube, sul sito ufficiale ovviamente, che è anche stato rivisto. E ok. Boh, io intanto lo lascio qua un attimo in pausa, che poi mentre parlo ve lo riguardate. Allora, oltretutto appunto in questo video qua, come vi ho detto all'inizio, vediamo un po' di notizie che prendo sempre dal sito lsinfos.de, che è molto affidabile. Ho visto anche l'anno scorso col 15, è stato veramente, veramente molto affidabile, anche quasi tempestivo con le notizie, quindi mi affido a questo qui. Qua abbiamo appunto le notizie principali, qua parla un po' del trailer, che si vede Horst Pottinger, appunto gruppo Agicom, Fan, Massey Ferguson, Valtra Challenger, e in più ci sarà il nostro caro Brand Lely, che io già sapevo che ci sarebbe stato, perché appunto conosco gente in Lely Italia e mi avevano già spoilerato che ci sarebbe stato come brand. Qua vediamo i prezzi del gioco, versione PC in versione standard, Day One e Collectors, che ancora non si sa cosa, perché se voi aprite il link, ma qua esce un Amazon, ma non si sa bene cosa ci sia, non sono riuscito bene a vedere cosa c'è, quindi prendiamo ancora un po' tutto per le pinze, aspettate perché è ancora presto. Prezzo di 34,99 per standard Day One, 50 € per la collection, versione console PS4 Xbox One a 49,99 €. Ok, qua abbiamo appunto la home del sito, qua ci sono appunto dove trovate le notizie nuove, qua vediamo lo stand delle 3, eccolo qui. Allora, altra cosa che appunto ho trovato per la questione notizie, questa qui appunto l'ho tradotto, adesso non vi faccio vedere dov'è, comunque qua dicono che come previsto ci sarà sempre presente la silvicoltura, ci sarà un elevato grado di realtà, centinaia di apparecchiature, io sto leggendo da traduttore, però poi magari c'è qualcosa di differente. Rimasti brand New Holland Case, Deutz, Lamborghini Trelleborg, eccetera. Poi appunto gruppo Agico con Ferguson Fan Valtra Challenger, simulazione più grande di tutti i tempi, rilasciato appunto contemporaneamente con PC, versione PC PS4 Xbox One, che non, appunto non era venuto così nel vecchio Farming, perché erano uscite dopo le versioni console, qua appunto come previsto 27/10/2016, nuovo ambiente, nuova mappa, come abbiamo visto prima, spererei anche bene. Auto nuova, qua non lo so cosa intende a dire. Nuovi animali, non si sa ancora. Nuove meccaniche di gioco, con un grosso punto interrogativo, perché meccaniche di gioco non si sa se ci sia l'engine nuovo, non si sa cosa e come. Finché non si vede un trailer di gioco, non posso dire nulla, non mi sbilancio. Magari fosse il trailer di gioco quello che abbiamo appena visto, perché veramente sarebbe una roba spaziale. Io intanto ve lo lascio così, lo vedete.
E appunto qua parla di una parte management che è gestione di vendita, eccetera, quindi magari ci sarà anche possibilità, spero, di riuscire a rivendere i campi, quindi un po' una modifica per quanto riguarda la gestione economica del gioco. Multiplayer attivo e ok. Allora, come vi ho detto prima, vi ho annunciato l'Eli, che sarà appunto, è una notizia ancora di tempo fa, che è stata annunciata la presenza di questo brand qui, che sarà presente con la falciatrice l'Eli Splendima 900, voltafieno l'Eli Lotus 1250, ranghinatore Hibiscus 1515 e il carro autocaricante l'Eli Tigo XR 75. E per quanto riguarda la zootecnia, abbiamo la presenza del robot l'Eli Astronauta 4, che ho anche filmato. Se non l'avete visto, vi invito ad andarlo a vedere nella sezione playlist della zootecnia, c'è anche l'Eli Vector. E appunto abbiamo il Leli Luna, che è la spazzola, quella per far grattare la schiena alle nostre care mucche. Quindi appunto questi sono i, diciamo, le cose presenti del marchio Leli. Poi appunto altre notizie che avevo trovato sempre in questo sito qui, che avevo pubblicato anche le foto nella pagina tempo fa. Qua vediamo la notizia del vediamo il Fergus 8737 con il nostro caro tecnico del suono, che si accinge a registrare appunto il sound macchina. Qua appunto ci sono solo tre semplici foto, comunque è stato, sì, è stato bello vedere il lavoro e tutto quanto. Eccolo qui. Comunque penso che, ragazzi, la roba, la questione suoni sia molto complessa per quanto riguarda il gioco, perché ogni mezzo ne ha uno diverso e non deve essere facile registrarli. Guardate che razza di impianti che c'hanno, veramente, mamma mia. Ok, un'altra cosa volevo farvi vedere, che è qui. Ecco qua, ancora poco tempo fa è uscita questa, questa foto, che appunto era una piccola notizia, dove dice che c'era sì, Jans, che si stava stavano diciamo operando vicino a questi mezzi qui, quindi registrazione suoni, immagini, tutto quanto per quanto riguarda nuovi brand, tra virgolette, nuovi di Merlo e Gowil. Quindi abbiamo anche la Gowil per l'attrezzatura per le balle fasciate. Adesso non so se ci sarà anche la fasciatrice e tutto quanto, ma comunque penso che per reparto, diciamo, tools o per la fine giornata, eccetera, ci sarà Gowil. E sono contento di vedere Merlo di default. Ok, basta, qua notizie non ce ne sono altre. Qua appunto, come avete ben visto, come avete ben visto qua, quando ho pubblicato la notizia del pre-order, c'erano quattro copertine, e questo penso vadano a paesi, perché molti stranieri hanno commentato e hanno fatto vedere. Hanno scritto tipo What the fuck, con l'immagine che loro avevano il Valtra o il Challenger in copertina. Penso appunto vada tramite paese. E poi appunto, se comprate la versione di download, non ve ne frega niente, perché non vi arriva la scatola, vi arriva solo l'eseguibile da installare. Comunque è già prenotabile, come vi ho fatto vedere anche sul link. Io ho pubblicato qualche giorno fa sulla pagina, lo potete appunto preordinare. Io adesso aspetto un pochino per vedere anche magari variazione di prezzi, anche se non penso, comunque tendo sempre ad aspettare un pochino prima di ordinare. E basta, ragazzi, per il resto io non ho ancora trovato, cioè non c'è nulla di nuovo per quanto riguarda appunto notizie, eccetera. Adesso proviamo a dare un refresh un attimo alla pagina, vediamo se magari esce qualcosa di veloce di nuovo. No, appunto qua c'è solo il trailer. Ok, io a questo punto vi lascio. Spero che questa analisi vi sia piaciuta. Come avete ben visto, prendete sempre quello con le pinze riguardo al trailer, per il resto appunto sono notizie confermate per quanto riguarda brand, eccetera. Adesso, come vi ho detto all'inizio, appena ci saranno un bel paio di notizie corpose, ci sarà un bel po' di cose su cui argomentare, commentare, tutto quanto, saprete che
sarò sempre presente e basta, adesso passo la palla a voi, ditemi un po' la vostra, ditemi cosa ne pensate di questi primi rumors e insomma, ditemi un po' dei vostri pareri. Io vi lascio, vi saluto, adesso man mano appunto ci saranno altre notizie, ci sarò ancora con questi video qui, fino al fatidico primo video del Farming Simulator 17. Dai, intanto nel frattempo io sono fiducioso, speriamo bene e basta. Io vi lascio, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo prestissimo con il prossimo video. Ciao ciao!